tema di quest'anno è nato su una volontà di far vedere al pubblico asconese cosa rappresenta il jazz, cosa è il jazz per noi. E è stato ideale trovare il nome Body and Soul, che è poi il nome di un tema famoso degli anni 30. Body and Soul che fa vedere la parte spirituale e la parte fisica del jazz. Sono due componenti che sono essenziali nel jazz. La parte fisica, che si può tradurre in tutto quello che è ballo, partecipazione, picchiando le mani, e la spiritualità, il soul, quello che è religione, quello che è romanticismo anche. Ecco, queste due cose non sono neanche in contrapposizione, sono un tutt'uno. Io le farò vedere nei concerti gospel e col burlesque anche, che è la traduzione fisica per eccellenza in fondo di quanto è sexy il jazz. Poi avremo anche delle big band che suoneranno con ballerini. Avremo diverse opportunità di coinvolgere anche il pubblico. Per esempio stasera ci sarà la Big Band Connection, che con Steven Mitchell faranno addirittura una lezione di ballo e faranno ballare anche il pubblico. Quindi non solo un modo di presentare la musica museale, cioè una band sul palco e la gente che ascolta, ma proprio partecipazione del pubblico. È questo a cui volevo arrivare. È la solita domanda trabocchetto che mi viene fatta: anticipazioni, tutto è da non perdere. No, è chiaro che ci sono eventi speciali che sul palco principale metto volentieri. Sono dei concerti o un po' più guidati, nel senso di creare una situazione speciale come un tributo a Roy Eldridge, oppure un concerto unico che si trova quella sera specifica e non le altre, perché ricordiamo che ci sono musicisti che vengono da 5 a 10 giorni in generale. E, beh, da non perdere, secondo me un highlight che a me piace tanto è quella di John Faddis, trombettista americano che ha fatto storia, è in fondo ancora un giovane, anche se ha i suoi 60 anni oggi, però pensiamo che negli anni 80 suonava qui grandissimi Dizzy Gillespie, Oscar Peterson, e oggi in fondo è come se facesse ancora parte di quell'era. Grandissimo, che è un onore avere qui, ed è la persona ideale per questo tributo, perché lui in fondo è l'allievo di Dizzy Gillespie. E dopo Roy Eldridge, cioè dopo Louis Armstrong c'era Roy Eldridge, a cui facciamo il tributo, allievo di Roy Eldridge, di Dizzy Gillespie, e poi è venuto John Faddis. Quindi una linea, un filone molto chiaro, ecco. Scelta caduta a pennello. Questa sera abbiamo un nuovo progetto che presentiamo, che è interessante. Sono 5 band che sono in concorso, 5 band svizzere che partecipano per vincere il Swiss Jazz Award. Swiss Jazz Award che è già partito alcuni mesi fa con la possibilità per il pubblico di votare tramite internet, ascoltare la band tramite la radio e poi votare tramite internet. Mi sembrava giusto di portare queste band ad Ascona a farle sentire dal vivo, far sentire o vedere il modo come interagiscono col pubblico, e il pubblico potrà votare per SMS. Ecco, quindi sono direi 5 band da non perdere assolutamente, e votate, perché il jazz svizzero è pieno di grandi musicisti molto bravi che meritano, e quindi ci dovrà essere un buon vincitore scelto dal pubblico. Beh, invito a venire ad Ascona tutto il pubblico, interessati di jazz e non interessati di jazz, perché ad Ascona la musica vive. Ci si può lasciare appassionare da questa musica, godersela a pieno in uno scenario strepitoso, quello del lago e di Ascona, e
sono sicuro con tutta la musica che abbiamo preparato c'è sicuramente un angolino che sarà di gradimento di ognuno, vecchio, giovane, straniero o locale che sia.